Dopo il terremoto, a proposito di Borsino Immobiliare, ecco, che cosa cambierà nel mercato? Beh, sicuramente una maggiore attenzione a quello che sto comprando e quindi la necessità di reperire tutti i documenti dell'immobile per verificare quella che è stata la storia dell'immobile. In realtà documenti che sono già in possesso delle pubbliche amministrazioni, quindi tranquillamente reperibili e che possono dare la certezza a chi acquista casa di avere un immobile che risponda a certi requisiti. Quindi non ci sono documenti in più da richiedere in questo momento? Ma in realtà no, se non per quegli immobili che abbiano effettivamente qualche problema, e allora in quel caso bisognerà per ogni singolo immobile andare a fare delle verifiche e richiedere casomai l'intervento di chi è preposto ad analizzare situazioni che possono essere di eccezionalità. Si torna a parlare di fascicolo del fabbricato. Ecco, a questo proposito, una carta d'identità dell'immobile potrebbe aiutare? Se il fascicolo del fabbricato deve essere una nuova tassa che si ripropone a carico dei proprietari di case che sono praticamente stati vessati in questi ultimi anni in maniera forte perché sono aumentate tantissimo le tasse sugli immobili, non ne abbiamo bisogno. I criteri di costruzione incidono sul prezzo? Ma sicuramente sì, in effetti ultimamente il nuovo sta trainando un pochino il mercato immobiliare che è in leggera ripresa e le nuove case a maggior ragione con questo sisma avranno un appeal completamente diverso perché rispondono a tutte quelle norme e criteri di costruzioni anche antisismici che oggi sono già previsti.